Tutti e bentornati su Insegnanti si diventa. Questo sarà un video dedicato ai libri e in particolare agli acquisti che ho fatto in alcuni mercatini dell'usato, mercatini dell'antiquariato, uno della mia città, un mercatino fisico, e l'altro invece è un mercatino molto famoso, insomma, qui nel Veneto, che si trova a Piazzola sul Brenta, dove ci sono moltissimi articoli, moltissime bancarelle e sono riuscita a trovare anche qualcosa di sfizioso anche sui libri. Allora, vi mostro innanzitutto quelli che ho comprato qui in un mercatino della mia città. Allora, c'era la fiera, una vendita speciale, tipo fiera del libro usato a questo mercatino e mi sono accaparrata i 10 errori di Napoleone. Illusioni sconfitte e cadute dell'uomo che voleva cambiare la storia di Sergio Valzania, che era nella mia wishlist dei libri di storia da leggere. E appunto questo costava 11,90 euro, 14 euro a prezzo pieno e io l'ho pagato 3 euro. Quindi insomma devo ancora iniziare a leggerlo, ho letto proprio le prime pagine, però insomma era uno dei libri che avevo in mente di leggere, quindi insomma ho voluto prenderlo. Poi, sempre a questo mercatino, ho trovato questa edizione dell'Emilio di Rousseau. Questa è di Oscar Mondadori e vediamo di chi è la traduzione di Paolo Massimi e appunto Oscar Mondadori edizione integrale. Appunto io avevo già letto prendendo in biblioteca in prestito l'Emilio, ma probabilmente non era l'edizione integrale. Comunque ero rimasta affascinata e ho deciso appunto di prendere l'opera perché insomma è sempre un'opera sull'educazione, anche con un po' di filosofia all'interno, quindi sicuramente da avere per chi fa insomma l'insegnante. Questa costava 10,40 euro, io l'ho pagata 3 euro anche questa. Insomma, un ottimo acquisto anche questo. Poi al mercatino ho comprato, allora, tutte alla stessa bancarella perché ce n'erano varie, pensavo di trovare di più di libri. Infatti, anni fa avevo comprato sempre allo stesso mercatino, queste edizioni molto antiche dell'Etica Nicomachea e del Fedone. E quindi ovviamente non da utilizzare, non da leggere, ma semplicemente come chicca, come pezzo d'antiquariato, ecco. Quest'anno invece c'era meno, insomma, c'erano più libri di arte, libri sì, di storia, qualcosina. E comunque mi sono presa allora L'idiota di Dostoevsky, che è appunto uno dei libri che avevo nella mia wishlist, anche questa, nei libri da leggere. E questi li ho pagati tutti questi libri che vedrete 2,50 euro, quindi veramente un ottimo affare per dei libri che comunque sono in ottime condizioni perché vedete sono veramente tenuti molto bene, impaginati bene, non sono strappati, quindi è stato veramente un affare. E quindi quando lo leggerò poi vi farò sapere cosa ne penso. Poi mi sono presa questo testo di Luciano De Crescenzo. Io di De Crescenzo avevo già letto altri libri e appunto mi era piaciuto, quindi avevo in mente di leggere un po' altri suoi libri e ho trovato Pantarei, Tutto scorre, in cui appunto l'autore immagina di sognare Eraclito e appunto di discutere sull'attualità, sempre con questo riferimento al divenire, al cambiamento. È molto carina questa edizione, ci sono anche delle immagini, delle raffigurazioni all'interno, per esempio questa, insomma, è molto carina e anche questo, come vi dicevo, sempre 2,50 euro. E anche questo naturalmente poi vi farò la recensione quando l'avrò letto, quindi lo troverete nelle letture del mese. Poi una chicca che ho tenuto per ultima, insomma, perché è stato veramente il pezzo forte per cui mi sono fermata a questa bancarella, è questo testo, Il giornale, Le grandi battaglie della storia, dove praticamente era dato insieme al Corriere, forse, o al giornale, no, al giornale. Ed era stato scritto in collaborazione tra la Mediaset, le autostrade, insomma, a cura di Livio Agostini e Pietro Pastoretto. E appunto è un testo dove voi avete tutte le varie battaglie della storia, dall'antichità, insomma, al Medioevo,
fino a, vediamo, arriva, ci sono le battaglie risorgimentali, le battaglie napoleoniche, il Piave, quindi le guerre mondiali, e lo sbarco in Normandia. Dovrebbe arrivare fino alla guerra del Golfo, infatti. E quindi è veramente una chicca perché spiega appunto qual è qual era la situazione, il contesto storico, i personaggi, come è stata combattuta la battaglia e ci sono anche dei paragrafi di storia controfattuale, quindi cosa sarebbe successo in quel particolare episodio, in quel particolare evento storico se per esempio avesse vinto Napoleone o se avessero vinto gli arabi, per dire. È veramente un bellissimo testo per chi appunto è appassionato di storia o comunque deve insegnare storia. Inoltre, alla fine del libro c'è questa serie di schede dove ci sono appunto tutte le tecniche militari e sì, insomma, le armi militari che vengono utilizzate nei vari periodi. E quindi appunto non sono in ordine cronologico, ci sono gli aerei, ci sono le navi da guerra, ci sono gli elicotteri, le pistole, appunto le armi militari, insomma, le armi medievali, quindi cannoni, poi ci sono le balestre, quindi tutta la storia delle armi, ecco qua, e sono veramente delle schede molto utili sia per noi per formarci, insomma, una cultura, appunto anche su questo aspetto, ma anche da portare in caso a scuola, da fotocopiare e dare agli alunni, insomma, spesso i maschi sono molto interessati a questo argomento. E tra l'altro mi ha fatto anche molto sorridere aver trovato questo libro e queste schede, perché nel concorso una delle domande per il concorso docenti di storia era appunto, costruire un ampio percorso interdisciplinare, unità di apprendimento, insomma, chiamatelo come volete, su l'evoluzione delle armi da guerra, delle tecniche militari da l'alba dei tempi fino ad oggi. Quindi, insomma, è stata veramente un po' curiosa come cosa. E infatti, quando ho visto queste schede, ho detto bene, ora saprei rispondere perché basta leggere queste schede e saprei cosa dire in quella domanda. Comunque, è stato veramente un ottimo acquisto, a mio parere, anche perché poi quando sono andata a pagare immaginavo che costasse sulle 10 euro, 5 euro, invece sempre 2,50 euro, quindi veramente un ottimo, ottimo affare. Anzi, se volete magari un qualcosa di più specifico su questo libro, su altri libri di filosofia, tipo manuali, tipo insomma questi libri un po' particolari, fatemelo sapere, li sfogliamo insieme. Poi volevo inserire in questo video, già che ci sono, anche se ovviamente non riguarderà tutti, riguarda insomma chi abita a Verona. Volevo darvi un consiglio, praticamente con l'Arena, siccome sono i 150 anni dalla pubblicazione insomma dell'Arena e anche l'anniversario dell'annessione del Veneto al Regno d'Italia, l'Arena ha fatto uscire tre inserti, mega inserti, magari ne apro uno se riesco. In cui praticamente sono mostrate tutte le pagine storiche dell'Arena, appunto, che appunto ricordano eventi importanti come può essere la nascita della Repubblica, come può essere ad esempio la Prima Guerra Mondiale, la Seconda, insomma, grandi eventi che hanno segnato la storia, riportati e letti attraverso le prime pagine storiche dell'Arena. E queste venivano semplicemente in omaggio al prezzo del giornale, quindi veramente anche questa una chicca da avere, anche da portare in caso a scuola, insomma, e appunto fare storia attraverso i giornali, quindi organizzare un laboratorio sulle fonti e leggere un particolare evento a partire dai giornali, da come viene presentato dai giornali. E naturalmente se siete di altre città probabilmente non li trovate, ma volevo darvi un consiglio perché magari in edicola si possono trovare veramente delle chicche, delle cose da avere che magari non sono in commercio. Quindi informatemi insomma sul giornale della vostra città se magari ha degli inserti, dei libri particolari. Io spesso ho preso libri di storia con il giornale senza sovrapprezzo o magari con un minimo insomma di spesa. Quindi volevo appunto consigliarvi
insomma, di informarvi su questo, perché spesso in edicola si fanno ottimi affari. E anche di questi, se vi interessa magari un video specifico, li sfogliamo insieme, vediamo un po' chi è appassionato di storia, magari può interessare, lo sfogliamo insieme e vediamo come vengono raccontati i grandi eventi della storia. E quindi nulla, questi erano i miei ultimi acquisti del periodo. Naturalmente a fine mese vedrete ovviamente i libri letti in questo periodo e fatemi sapere ovviamente se questa tipologia di video vi può piacere, se quali libri insomma amate o avete acquistato in questo periodo e vi do appuntamento alla prossima.